Vai Stefano, vai, ti aspettiamo. Buonasera a tutti ragazzi, è partita la prima tappa della Winter Cup Kate con le qualifiche. Vediamo i nostri ragazzi che si stanno impegnando ora. Ciao Domenico, buonasera. Ragazzi, stiamo aspettando il nostro grande commentatore che arriverà tra circa 5-6 minuti per commentare questa prima tappa della Winter Cup Kate. Ora, intanto vediamo le qualifiche.
Ragazzi, a breve tornerà il nostro commentatore.
Ciao Jacopino, ciao. All right, ci siamo. Buonasera, benvenuti sul canale Demma Motors. Ben arrivati alla prima tappa della Cupcake, Winter Cupcake, che presentiamo questa sera. Siamo subito in pista, siamo a 10 minuti e 20 dalla conclusione delle qualifiche. E qua con me c'è il grande, grandissimo Diego Donati. Ciao Diego. Ciao, buonasera a tutti ragazzi. Eccoci Eccolo. qui. Abbiamo tardato un attimino a iniziare la voce, la voice chat, ma insomma ci aveva anche noi le nostre piccole cose da fare. Prima gara di queste sei tappe che andranno ad accompagnarci per 6 settimane. La prima è Silverstone, tracciato veramente importante per SRO, per tutto quello che rappresenta, per il punto veramente cruciale nel campionato GT Series reale della nostra prima tappa. Prima tappa perché, insomma, l'ultima volta siamo stati a Silverstone con una cupcake, pioveva di brutto, proprio un temporale. Infatti l'evento si chiamava Silver Storm perché avevamo messo una pioggia abbastanza importante, vero Diego? Assolutamente. E invece stavolta regaliamo il sole soleggiato ai piloti, che cominciano già a segnare dei tempi stratosferici. Rodorigo 1.58.497, Daniele Rodorigo, mentre Gabriele dal canto 1.58.569, seguito dal nostro Luciano Marco Galleani del Dema Motors 1.58.719, terza posizione per il pilota Dema. Anzi, probabilmente la grafica mi dà un'inversione di posizione, mi dà Luca Ciuffi. Quindi vediamo di Dal canto è a risistemare. 72 centesimi. 72 centesimi, quindi importante questa situazione. Eccolo qua, Luca Ciuti, terza posizione, numero 16 con la Bentley Vig Project. Infatti la vediamo la livrea Vig che ce l'hanno inviata oggi pomeriggio. E che dire, una pletora di nomi conosciuti dal Deva Motors e nostri amici. Vediamo Andrea Zuccarella che della Brata Team è appena entrato. Adesso sto guardando Zuccarella, una categoria differente. Infatti stavo guardando un attimino le categorie. Non vorrei aver sbagliato qualcosa. Eccoli là, i Silver. Ci sono pochi AM, non so perché. Vedremo un attimino qual è il problema. Vedremo poi nel post-gara quale fosse il problema. Poi andiamo a vedere. Intanto Fiore Fusco in pista stasera, ottava posizione. Ah, che però praticamente io vedo i tempi errati, quindi praticamente non è Fiore, ma è Vacirca. Va circa, va circa. In ottava posizione. Adesso io praticamente devo seguire lo screen. De Giovannini, un altro new entry, numero 58 in pista. Qui abbiamo dal Pra un silver d'eccezione con la livrea numero 111, Gabriele dal Pra. Abbiamo Guidalotti, ritorno, grande ritorno e grande spolvero del Pro Guidalotti, 19ª posizione attualmente. Guidalotti, il grande Guidalotti. Davvero ci ha regalato un grandissimo duello nel blu ungherese a Hungaroring. Ultima tappa ormai 2 settimane fa, 2 mercoledì fa. Poi abbiamo new entry Davide Francesconi. Anzi, no, è un silver.
Abbiamo cercato di dare delle categorie ai piloti che conosciamo e che non conosciamo. Infatti Mickey Mordenti inquadrato la sua Lamborghini viola. Guarda che livrea c'ha il numero 15ª posizione Mickey Mordenti 273. Come categoria, come potete vedere, è un AM, una M, e questo significa che fa parte della categoria Bronze, che non sono, diciamo, piloti più lenti assolutamente, ma sono semplicemente piloti che noi non conosciamo, quindi sono identificati come rosso. Ricordiamo anche lo sponsor, il main sponsor del campionato, e ci dà una sponsorizzazione, diciamo, in amicizia con Renegade Sim Racing Work Group e con Peppe Galofero, che lo saluto, sicuramente ci sta seguendo. Che Peppe ha fatto gli straordinari per realizzare questa meravigliosa livrea. Magari dopo la faremo vedere anche più da vicino. Il nero chicchiolato, diciamo, come se fosse sotto la neve. In realtà sono tutte delle piccole R. Quindi si è impegnato veramente tanto Peppe per fare queste livree. Mi ha detto che ci ha sudato le famose 7 camicie. E Roberto Cassani occupa ora in questo momento la 40ª posizione. Ed è una novità per il team Dema, perché abbiamo 40 piloti in pista, probabilmente non l'abbiamo mai avuti, e abbiamo fatto un briefing ricordando appunto a tutti i piloti, dato Fabrizio Lupi della Brata Racing, buffo nome, la Brata Racing, questa livrea nera e blu, me la inviate ora all'ultimo. E poi il nostro Ivan Martinelli, auto numero 98, 17ª posizione per lui ora in questo momento. Arriva probabilmente nella parte finale del tracciato, vediamo se si migliora. Andiamo a vedere anche i tempi. Martinelli è sull'1.59.8. Giro lanciato 2.55, non si migliora Ivan, e quindi mantiene ancora la 17ª posizione e tenta l'arrembaggio all'ultima tornata. 3 minuti e 32 la conclusione delle qualifiche. Che dire, Diego, iniziamo questa cupcake spumeggiante, un sacco di piloti in pista, un sacco di categorie, piloti di alto livello e gente sicuramente darà del filo da torcere anche ai più conosciuti, anche ai migliori. Andiamo a vedere un po' Fabrizio Lupi. È entrato come riserva Lupi. Avevamo anche più di 40 iscritti, anzi 49 per essere precisi. Poi qualcuno non ci ha accompagnato purtroppo. Gambarini, un altro ritorno del Dema Motors con la sua Ferrari numero 182. Pulito alla staccata. Gambarini è un altro pilota che sicuramente potrà essere nella top 10. Infatti... C'è il grande Peppe Galofaro che ci sta salutando in chat. Grande Peppe. Ciao Peppe, buonasera. Io purtroppo ora dalla postazione di regia la chat Twitch non riesco a seguirla, quindi dovrei farmi te da spotter dei messaggi audio dei ragazzi che ci sono in live. Allora vediamo se riesco a vedere qualcosa. Che dire, Diego, che dire, sono emozionato perché insomma 40 piloti, si prospetta una grande Silverstone, mi raccomando la prima curva, l'ho detto in tutte le salse. Maurizio Aiolfi sempre del Renegade Sim Racing Work Group, che usa l'unica 911 del Sim Racing Work Group, sta facendo la 38ª posizione ora in questo momento. Però Aiolfi è un pilota che io conosco da almeno un paio d'anni, almeno, lo conosco da tanto tempo. Maurizio è uno che si impegna, è uno che non molla, è uno che anche se parte dietro comunque ci prova. Manca 1 minuto e 30. Attenzione Stefano, Lucchesi è passato al comando, 1.58.4. Mamma mia, Mirko Lucchesi di Vig Project. E ora i box, ora in questo momento... Trabucco è anche lui nella pit lane, non penso farà un altro tentativo. C'è Andrea Biolcati con un Aston Martin, una bella Aston Martin arancione e grigia. Bella la livrea di Andrea.
bellissimo, bravo Andrea, bellissimo. E poi andiamo su un conosciutissimo Carmelo Caldarella, che qua lo vediamo impegnato la sua Ferrari numero 97, va di traverso e prende le barriere. Ora in questo momento prende le barriere. Pit stop per me. Stefano, vedo un disconnesso. Ci sei, Stefano? Adesso il nostro grande Stefano torna, ragazzi, un attimo solo. Ecco Diego, ci sono, mi senti? Mi senti? Perfettamente Stefano, sì sì. Ok, abbiamo un disconnesso forse? No no, è tornato, forse ha avuto un piccolo problema. Ok, allora andiamo a vedere la griglia. Lucchesi 58,4, Trabucco 58,4, Dal Canto 58,5, Alaimo 58,5, poi 58,6, Dal Pra, Ciuti 58,7, Battistella 58,8, Pullano 58,8, Vacirca 59,0, Gambarini 59,1, Bossi 59,1, Marconi 59,1, Bonsignore 59,1 e poi saliamo con la 14ª posizione per trovare un 59,5. Panicali, Mordenti, Sbarbati, Martinelli, Zuccarella, Galleani, Minezzi, Guidalotti, c'è stato un cambio. Luvisetto si mette in 14ª posizione, saluto Luvisetto degli FRS. Poi abbiamo Galleani in 20esima, Minezzi in 21esima, Guidalotti in 22esima, Giovannini in 23esima, Saletta in 24esima, ma sono talmente tanti che dobbiamo andare. Lipparini, Carrozza, Biolcati, Rodrigo, Lupi, Caldarella, Rodrigo con la sua Ferrari 82 numero in 30esima posizione, Defe, Norfo, Puggioni, Francesconi, Paoli, Aiolfi, Catalani e Cassani. Arriviamo probabilmente alla conclusione di queste qualifiche, vediamo chi c'è ancora fuori, Gambarini, chi sta ancora correndo, magari stanno rientrando ai pit, la qualifica è conclusa, adesso il server salverà la entry list, salverà tutte le auto che vengono utilizzate in questo campionato, perché questa coppa in realtà, perché diciamo che la coppa è formata da 6 gare, sono 6 for fun scollegate uno da quell'altro, però diciamo i punti si devono accumulare con la stessa auto. Se si cambia auto durante il campionato è perfettamente possibile, però si perdono diciamo i punti accumulati fino adesso. E la particolarità del Demo Motors è che si usa un punteggio abbastanza particolare che dipende dal numero di piloti che ci sono in pista alla fine della classifica. In questo caso si prende un punto per ogni auto che arriva dietro di voi e quindi dalla 40esima posizione alla prima prende 0 punti la 40esima posizione e prende 39 punti la prima posizione, attualmente occupata da Lucchesi, ma abbiamo Trabucco, Dal Canto, Alaimo, Dal Pra, Ciuti, Battistella, Pullano, Vacirca e Gambarini che sicuramente daranno del filo da torcere, sono in 7 decimi tutti e 10 e abbiamo altri 5 piloti probabilmente sotto sul secondo fino alla 14esima posizione, quindi insomma ce ne sarà da vedere delle belle sicuramente. Stefano, un saluto, io manderei un saluto al grande Domenico che ci sta guardando in live. Domenico Zito, allora inquadriamoli il suo pupillo. Dov'è? Lipparini. Eccolo qua, Lipparini, che adesso è in 27esima posizione. Siamo in griglia probabilmente e vorrei andare fino alla decima posizione, anzi vorrei fare una panoramica con F7 per vedere bene le
livree. Questo è Andrea Panicali del VIG. Poi abbiamo l'Uvisetto. Ah sì, effettivamente le devo fare così, quindi diciamo le faccio così. Bonsignore, Marconi, Bossi, Gambarini. 3 minuti ora la partenza e diciamo che è il momento di sorseggiare qualcosa, perché proprio appena prima della partenza noi siamo qui sul divano a goderci la gara. Prendete anche voi qualcosa da bere, perché sicuramente un'ora con il fiato sospeso. Alaimo in quarta posizione, Gabriele Dal Canto in terza posizione, Trabucco in seconda, Mirko Lucchesi. Che dire, che dire, che facciamo, che facciamo? Facciamo Gamberini, facciamo F7, andiamo a vedere questo schieramento. Non abbiamo il giro di formazione lungo, ma abbiamo il giro di formazione corto, anche perché la temperatura è sulla pista 36 gradi e 27 gradi sulla 27 gradi l'ambiente. Abbiamo ancora 1 minuto e 52, andiamo a vedere, facciamo la pit walk, che dici in live? Facciamo la pit walk per vedere tutte le auto che ci sono stasera, magari un po' più piano. Che andiamo a vedere, qua siamo verso in fondo, c'è qui Fiore Fusco, c'è qua Biolcati, c'è Rodorigo, c'è Carmelo, c'è un'auto dei VIG, c'è... Questo chi è? Non so chi sia quella... quella Aston Viola, poi abbiamo due auto rosse e nere, abbiamo le auto del... del Sim Racing Work Group e siamo arrivati in fondo alla Ferrari, appunto, del Renegade che sponsorizza il campionato, e torniamo indietro. Sì, torniamo indietro. Vediamo se si riesce. Francesconi, Puggioni, Norfo è la macchina più rosa della griglia. Abbiamo Defe, abbiamo Lupi e Caldarella, abbiamo Biolcati e Rodorigo, abbiamo Carrozza e Lipparini, abbiamo Gallo e Vacirca, abbiamo Saletta e De Giovannini, Guidalotti, Minezzi, Galleani, Zuccarella, Martinelli, Sbarbati, Mordenti, Panicali, Luvisetto, Bonsignore, Marconi, Bossi, Gambarini, Vacirca, Pullano, Battistella, Ciuti, Dal Pra, Alaimo, Trabucco, Lucchesi e Dal Canto con il VIG Project. Anche... tutti pronti per partire? Stanno per partire? Andiamo, torniamo su Gambarini, ma con una inquadratura, diciamo, abbastanza aerea per farci vedere la partenza dei primi. Ciao Domenico, grazie Domenico. Che ha detto? Ha detto Domenico? Ci saluta e ci dice che Lipparini voleva ancora la pioggia. Vediamo. Sì, abbiamo Gambarini, Bossi, Vacirca, Battistella, Dal Pra, Ciuti, ma anche le prime posizioni, andiamo a vedere anche un pochino più avanti in questo cielo terzo di Silverstone. La mettiamo ferma. Eccolo, parte la partenza della gara. Partono bene in curva 1, andiamo a vedere tutti gli altri. Qualche vicinanza nelle retrovie, però corriamo davanti praticamente. Sono partiti tutti bene, molto bene. Battistella, Lucchesi, Trabucco, Dal Canto, Alaimo, Dal Pra. Ciao! Arrivato il nostro Fiore. Ciao, è Fiore. Arrivato il nostro Fiore. Abbiamo Gambarini ancora in decima posizione. Cerchiamo di vedere una inquadratura aerea. Bossi in attacco su Vacirca, che entrano all'interno di Pullano insieme. Sono probabilmente intorno alla decima posizione, mentre appunto Bonsignore, Lorenzo Bonsignore, è in dodicesima posizione ora in questo momento. La sua Skyline con la sua GTR. Intanto là davanti c'è una lotta tra Trabucco e Lucchesi, che sfilano con Dal Canto, Dal Pra che si difende da Ciuti ora in questo momento. Poi abbiamo Gambarini che ha perso la posizione con quello che mi sembra Bossi, sì esatto, del Dema su Lamborghini. Abbiamo Marconi appena dietro, Panicali e Luvisetto, Sbarbati
E arriviamo probabilmente fino alla 16ª posizione solo con questi piloti. Sono abbastanza attaccati, lotta dietro, Panicali all'esterno, Marconi all'interno, che vanno su Bonsignore subisce, diciamo, un affiancamento, ma Marconi deve andare all'incrocio di traiettoria. C'è Bonsignore vicinissimo, eccoli qua, l'onboard di Daniele Marconi. C'è una macchina all'esterno nelle retrovie che praticamente dovrebbe essere... Caldarella e Caltarani con Puggioni e Iolfi si prendono. Caldarella si gira, c'è anche un'altra macchina con Gallo. Attenzione nelle retrovie, ragazzi, c'è stato un contatto non felice. Andiamo comunque davanti, Luvisetto in 15ª posizione. Che partenza, ragazzi, che partenza qua davanti. Battistella e Ciuti in piena lotta. Poi abbiamo davanti Lucchesi e Trabucco che si svirgolano, diciamo, sulla prima curva del tracciato, la veloce verso destra. Poi Maggots e Beckets arrivano rotolando probabilmente verso le Maggots, con Trabucco a caccia di Lucchesi. Aveva perso per un attimo la posizione con Alaimo, che probabilmente si deve difendere da Dalpra in maniera molto decisa, perché Dalpra è vicinissimo. Livrea numero 1-1-1 di questo 57 minuti della conclusione, prima gara a Silverstone. Bellissima fino adesso, Diego, che mi dici? Bellissimo, Stefano, veramente bellissimo. Ci sono delle lotte serrate proprio, ci stanno regalando veramente una bella gara, ragazzi, veramente. Ancora Dema, Gambarini su Dema, su Bossi. E quindi Gambarini soffre però un attimo adesso. L'attacco di Vacirca, che probabilmente vanno a sfiorarsi. Vacirca ha fatto bene a alzare il piede. C'è Bonsignore che viene rallentato probabilmente da questo movimento di Vacirca, con dietro subito Panicali all'attacco. Abbiamo anche Marconi in lotta aperta con Sbarbati. La Lexus sta cercando di passarlo il prima possibile. Martinelli osserva la situazione. Dietro abbiamo De Giovannini sull'altro Vacirca, il fratello Vacirca S, che seguono il nostro Luciano Galleani. Poi abbiamo Norfo in 30ª posizione, Catalani, Cassani che è risalito dalla 40ª posizione in 32ª, lotta con Riccardo Paoli, Gallo, Minezzi e Caldarella purtroppo ha subito quel contatto infelice ed è rimasto buono, tranquillo all'esterno della carreggiata. Si trova in 36ª posizione, Francesconi 37ª, Carrozza è probabilmente ai box e abbiamo due piloti in meno, non so se sono disconnessi o sono ritirati, però diciamo scoppiettante questa partenza. 55 minuti e 44 secondi alla conclusione della gara. Andiamo a vedere un pochino Pullano davanti a Battistella. Stefano, arrivo subito. Vai tranquillo. Devo spostare un altro canale, arrivo subito. Marconi è veramente attaccatissimo a Sbarbati, gli blocca il sorpasso ora in questo momento per la lotta per la 15ª posizione. Arrivano alla staccata, gli concede l'esterno, però qua l'incrocio di traiettoria potrebbe favorire la velocità di Sbarbati e potrebbe puntare all'interno. Qua la frenata è molto lontana e infatti si riaccoda, diciamo, Marconi rispetto a Sbarbati. Lotta però per la 15ª posizione, anche perché Vacirca, Bonsignore e Panicali sono ancora lì. Panicali punta all'interno. Adesso Bonsignore è in difficoltà. Lorenzo Bonsignore. Lorenzo ci ha fatto vedere delle grandissime gare nella Cupcake. Adesso si trova un po' in difficoltà. 12ª posizione. A dimostrazione il livello là davanti è veramente molto molto alto. Diciamo che proseguendo davanti abbiamo Gambarini con Bossi. Poi c'è Battistella che insegue Pullano e Laimo. Ciuti. E là davanti c'è Dalpra che è ancora in lotta tra Trabucco e Dalcanto. Trabucco perde la prima posizione con Lucchesi che si riporta al comando, e Dalcanto e vuole la seconda posizione. Infatti all'incrocio di traiettoria Trabucco si trova all'esterno, addirittura anche Dalpra sta cercando di buttarsi dentro e vedere chi è che la spunta. Per adesso è Dalcanto che è davanti con Lucchesi che prende un po' la via. C'è Dalpra che possiamo andare in onboard. Vede Trabucco, sentiamo anche le scalate della sua 911 RSR.
GT3. Trabucco molto largo, errore di Dalpra, grosso errore di Dalpra, che va praticamente alla staccata sul cordolo e si fa sorpassare da Ciuti. Ora in questo momento quindi perde il contatto con il pilota più avanti di lui e si mette davanti a Laimo. Praticamente non è facile per Dalpra essere arrivato vicino alla terza posizione, adesso perderla. Lotta aperta ancora, è all'interno, va alla staccata, diciamo vicino alla pit lane F1, all'ingresso pit lane F1, dove c'è... questo ha destabilizzato Ciuti, che si trova sotto l'attacco di Alaimo e Pullano, con Battistella, con la Ferrari, e sta arrivando dietro velocissimo. Le due Aston Martin si trovano attaccate dalla Ferrari, adesso vediamo dietro, molto pulito. Molto precisi questi sorpassi e queste curve. Battistella va all'esterno, sta cercando di puntare la traiettoria. Pullano gli chiude la porta in faccia, accende tutti i fari rossi della sua Aston Martin per mettersi dietro la Ferrari. Probabilmente Pullano con la numero 44 mantiene la settima posizione duramente guadagnata e Ciuti si rimette all'inseguimento di Dalpra. L'errore di Ciuti probabilmente ha ridato la posizione a Dalpra, che si trova distante in questo momento da Trabucco dei VRT. Stefano, un grande saluto a Raffaele Orefice. Ciao. Grande Raffa. Ciao carissimo. Alla prossima. Rodorigo intanto piano piano si riporta in 29esima posizione. Diciamo è il leader di questo gruppetto nelle retrovie. Ha sorpassato la 30esima posizione. Davanti si trova un pilota nuovo, Norfo. Andrea Norfo, che praticamente è in lotta con la Iolfi. E hanno un bel gruppetto qua con Puggioni, Lipparini e Guidalotti. Intanto inquadriamo. C'è un Roberto Saletta nelle paratie. Praticamente all'esterno del tornantino. Roberto Saletta del Dema con la livrea numero 21. Non ci voleva per Roberto. Adesso scende in 31esima posizione. Con Gallo praticamente. Davvero. Quindi ancora un'altra posizione per Rodorigo. Poi abbiamo Aiolfi che si sta difendendo. C'è Puggioni che sta cercando di andare a prendere Lipparini per la categoria Silver. E poi abbiamo Lupi là davanti con l'Aston Martin, che sta facendo un'ottima prestazione. Guidalotti intanto è 20esima posizione. Guidalotti non mi aspettavo di vederlo in 22esima posizione, però bisognerà vedere. 50 minuti ancora alla conclusione di questa gara, soleggiato anche tra 10 minuti, quindi insomma si confermano le previsioni limpide del cielo di Silverstone. E De Giovannini sta cercando di andare a prendere il nostro Luciano Galleani, che si trova con l'Audi in inseguimento a Vacirca. Stretto a Parino appunto tra la Lexus e l'Aston Martin. Tante Aston Martin stasera, Tante Aston Martin con cui faranno tutto il campionato. Abbiamo una BMW che è quella di Marconi, che adesso è in 13esima posizione. Intanto là davanti c'è un contatto tra Gambarini e Martinelli. Attenzione a questo contatto, Gambarini in rettilineo. Si è proprio visto bene il contatto. E Luvisetto va a inseguire Marconi. Marconi è ancora con Sbarbati. Sbarbati gli ha ripassato davanti, anzi gli l'ha passato, ce l'ha fatta la Lexus a sopravanzare la BMW. Però è molto molto vicino Marconi. Andiamo in onboard perché qua probabilmente gli conta i fari a LED del freno posteriore. Marconi rispetto a Sbarbati. Con davanti un Lorenzo Bonsignore in evidente difficoltà. Molto probabilmente o non conosce bene la pista, o se no non ci ha girato tanto nell'ultime settimane. Però è difficile vedere Bonsignore. Ci ha fatto vedere delle gran cose in 11esima posizione. E davanti c'è il nostro Graziano Bossi. Andiamo a inquadrare. Graziano Bossi ha sposato la filosofia Lamborghini in preparazione del 14 novembre per Monza, dove tanti di questi piloti saranno in pista nei loro equipaggi.
Graziano con la numero 29, diciamo in decima posizione, ottima prestazione per Graziano Bossi, team Dema, quindi salutiamo calorosamente. Vediamo se riusciamo anche a tirare fuori dal cilindro una bella livrea per tutte le Lamborghini Dema. E Alessio va circa in nona posizione, poi abbiamo Battistella e Pullano. Battistella che all'inizio era in lotta con Pullano, adesso non ce la fa a recuperare, diciamo, il distacco. Subito avanti a loro c'hanno Alaimo e Ciuti. Alaimo del Vic Project, Ciuti anche lui del Vic Project, quindi sfida in casa. Poi abbiamo Dal Pra del Negative Motorsport, ho scritto così sulla livrea. Alessandro Trabucco dei VRT ancora in terza posizione, che ha distaccato un attimino da Dal Canto. Ottime intanto le prestazioni del server, perché con 40 auto gira tutto liscio come l'olio, sembra. E Lucchesi che fa la parte del padrone, diciamo, del leader della classifica, quando siamo probabilmente quasi a un quarto della gara che è passata. Diego, che mi racconti? Che hai da dire su questa gara? Abbiamo perso Diego. Fiore, ci sei? Anzi, sì, ci sono, Stefano. Ma che è successo, Fiore? Ti avevo visto in pista. No, sono entrato all'inizio per dare un'occhiata, ma non ho partecipato perché stasera ho dato la precedenza nell'impegnarci fino all'ultimo giorno a Monza. Bravo. Forza e coraggio. La qualifica è dura, il livello è molto alto, ma si spera, insomma, sono convinto che potete fare bene. È dura, sì, ieri sera sono migliorati altre persone un po' più in bassa classifica. Purtroppo ci hanno un po' penalizzato, però vediamo. Ieri dai. Abbiamo lasciato un 47-2 a Monza. E wow. Ancora non basta, però basta. Però tiriamo fino a domani e si vedrà. Si vedrà. Se non dovessimo comunque rientrare, saremo in ottima posizione per il server 2 per fare buona prestazione. Sì. Ci siamo nel secondo set. Già che siamo rimasti in griglia per tutti i giorni che ancora rientravamo, già è stata una grande soddisfazione, visto che comunque anche oggi Matriciani ha detto che un livello così non se l'aspettava neanche lui. Ci credo. Una classifica tosta. Cioè, per entrare parliamo di un 47-6 e 5. Quindi abbiamo detto tutto. Questa. Però. Tanta esperienza. E che dici della gara che stai guardando? La stai guardando da spettatore? Della gara, sei dentro? No, da spettatore no, è pieno. Vedo. Ah, ok. Ok. E sto vedendo bene, non ho capito i contatti che sono venuti dietro, però sto vedendo un buon Bossi, e che mi piace molto, ha sposato pure lui, come detto, l'idea Lamborghini. Infatti voleva subito caricare la sua super livrea, però purtroppo ancora non è pronta quella della Lambo. È in fase di lancio. Perché dovete sapere, il nostro Fiore è l'artista insieme a Carmelo che realizza le livree, quindi buona parte, se non tutte le livree dei Dema Motors passano dalla loro creatività e il team grafico. Infatti mo da Monza abbiamo lanciato fuori un po' tutte le livree, con l'idea di farle ovviamente tutte belle uguali per tutte le auto. Quindi, esatto. Infatti, inquadrato Caldarella o la bellissima livrea Dema Motors, che è proprio spettacolare. Belli i colori. I colori sono belli, l'ho scelto io. Sì. Infatti, il giallo del logo e lì salta di più. Dai, è bella, bella. Poi la Ferrari con questa livrea sposa ancora meglio. Tutte le altre, secondo me spiccano, sono delle auto che spiccano, i colori del Dema Motors spiccano. Vediamo come uscirà questi colori su Porsche, vediamo. Intanto Gallo in lotta aperta con Orfo per la 26esima posizione. Stavo facendo un attimino un,
una panoramica. Probabilmente sono veramente attaccati. Andiamo a vedere l'alettone posteriore di Gallo, di Norfo. Vicinissimo Gallo all'incrocio di traiettoria. Si butta dentro. Una piccola leggera sportellata, però riesce a concludere il sorpasso. Mette un po' in difficoltà Norfo adesso su Giovannini. Ah, va al contatto e va a chiuderle. Va a chiudere Norfo. Ah, queste cose non sono belle da vedere, però probabilmente lì la traiettoria, se si riusciva a vedere probabilmente dall'elicottero, lì la traiettoria è molto stretta e... Sì. E diciamo, se chiudi davanti per non far passare il pilota dietro, ci sta che ti tocchi. Intanto Giovannini perde anche un'altra posizione. C'è un pilota andato lungo. Dovrebbe essere qui un doppiato. Sì. Passato anche Caldarella. Carrozza, lo vedo ai box. Carrozza, probabilmente è un ritiro. Se gli riesce a mandare un messaggino su Discord, magari se entra, sarebbe bello. Aiolfi in inseguimento a Puggioni. Con Vincenzo Lipparini, team ASZ. Salutiamo i ragazzi della SZ che ci seguono dalla live. Abbiamo Fabrizio Lupi in 22esima posizione dietro Gambarini. Un lungo anche per la Lexus di Guidalotti. Vicino alla pit lane, probabilmente Formula 1, dove c'è quella forte frenata verso sinistra. Che sembra quasi un tornantino da quanto si frena forte, si arriva velocissimi. Poi appunto l'uscita della F1. Un bel gruppetto di piloti con Ivan Martinelli, Luciano Galleani e Simone Vacirca là davanti. New entry è Zuccarella. E vediamo un attimino che cosa ci riserva. Luvisetto in 15esima posizione, Panicali in 14esima posizione, Sbarbati 13esima, Daniele Marconi in 12esima posizione. E Bossi segue questo gruppetto, diciamo, dell'11esima posizione. Graziano Bossi, eccolo qua, passa sul traguardo dietro Bonsignore. Bonsignore si è fatto un pochino di strada, ma forse gli stanno arrivando sotto. Marconi si fa vedere negli specchietti, cerca di risolvere la situazione. Maggots e Beckets ora in questo momento non è assolutamente facile questa situazione. Andiamo a vedere anche i distacchi là davanti, perché insomma bisogna anche seguire le prime posizioni. Seguire 40 piloti è veramente veramente impegnativo, ma proprio tanto. Veramente impegnativo. Molto. Sono tre classifiche tra virgolette. Cioè tre, come se fossero tre squadroni per tenerli tutti sotto controllo. Sì, perché diciamo dalla prima alla decima posizione sono abbastanza diluiti, però sono molto veloci. Poi abbiamo Bossi, appunto sta inseguendo Bonsignore per la decima posizione, ma c'è Marconi, Sbarbati, Panicali e Luvisetto che sono come sono i lupi intorno al coniglio, alla pecora probabilmente. Cioè sono intorno alla preda e aspettano soltanto un errore per buttarsi dentro e tentare il sorpasso anche fra di loro. Quindi diciamo è fitto questo gruppo. Poi davanti abbiamo Pullano, Battistella, Vacirca che fanno il loro passo gara. Stanno sul 2-1, diciamo, stanno macinando chilometri, stanno andando più veloci rispetto alle auto che li stanno inseguendo, però non hanno ancora preso il via. E Pullano è diciamo vicinissimo a Battistella, si deve difendere la sua Aston Martin rispetto a Battistella, che lui Vic Project. Guardiamo anche al comando i ragazzi che sono al comando. Eccoli qua, eccoli là. Infatti hai detto benissimo, perché c'è Trabucco sotto dal Pra e poi c'è dal Canto che piano piano si sta rifacendo sotto Lucchesi. E Lucchesi era quasi andato via, Era quasi andato via, ma eccoli qua i quattro delle prime quattro posizioni. Ciuti è diciamo un po' più distaccato. La Bentley numero 107 davanti a tutti, poi nell'inseguimento c'è la numero 7. Trabucco il numero 12. Vincitore tra l'altro della Cupcake, mi ha detto che gli sono appena arrivati i guanti.
Ciao, premio. Ciao ragazzi. Ciao. Aspettate, eccolo. Aspettate un attimo che vado a chiudere la porta, un secondo. Eccoti, siamo, eccoti. Siamo in diretta, Ale. Siamo in diretta. Okay. Ma che è successo, Ale? È il primo giro un po' roccambolesco. Un po' di macchine qua e là. C'è da rivederlo. Uscivano in pista. Ci sono un bel po' di episodi. Avete sentito Andrea? Gli urcati? Sì, abbiamo anche visto l'episodio di Andrea. Ok. Io l'ho guardato. Io mi sono trovato macchina in contromano che anziché farmi scartare ha rimesso la prima, è venuta ha preso in pieno. Rientro pericoloso, bisognerà vederla nel post gara. Peccato. Un contatto tra Trabucco e Dal Pra. Trabucco va largo e adesso Dal Pra rientra. Dal Pra era dietro, bisogna vedere se lascia la posizione. Sì, sembra si sta mantenendo largo. No, però Trabucco si riaccoda un po' lontano. Non rallenta Dal Pra, quindi perde la posizione. Bisogna andare a vedere come è stato questo contatto. Sicuramente non pulito, perché insomma li ho visti abbastanza scorbutici nell'ingresso di curva. Però Trabucco mi sembrava fosse all'esterno. Infatti è quello che ha perso la posizione, perché è andato più lungo e Dal Pra gli si è infilato dentro. Ora bisognerà andare a vedere se riesce Trabucco a riprendersi la posizione. Sono toste queste gare. Manca ancora 37 minuti alla conclusione, quindi può succedere veramente veramente di tutto. C'è Ciuti che si è riavvicinato, forse un pochino, lo vedo in fondo alla curva, mentre Dal Canto e Lucchesi hanno messo una marcia in più, hanno staccato la coppia, diciamo, terza e quarta posizione. E c'è dietro anche Laimo che si sta riavvicinando probabilmente su Ciuti ora in questo momento. Quindi insomma bisognerà vedere un po'. Stefano, cioè, ci sarà molto materiale per la direzione gara questa sera, eh? Eh sì, un attimo la timetable per vedere un po' i tempi. Allora, io devo sistemarmi un attimo una cosa. Che non è bello, però bisogna farlo vedere. Eccoli là. Allora, che c'è da dire? C'è da dire che ancora non siamo nemmeno a metà gara ed è successo già di tutto. Si è alzata un po' la temperatura, siamo sul 33 gradi la pista, 26 gradi la temperatura dell'ambiente. Sono le 4:25 di pomeriggio, arriveremo circa alle 6. Per il fine gara, ancora cielo sereno. Andiamo a vedere dietro se... Battistella ha perso il contatto con Vacirca, cioè Bonsignore, che era vicino a Marconi. Infatti Bossi ha perso due posizioni ed è a lottare con Panicali, mentre Sbarbati e Marconi l'hanno passato probabilmente entrambi. C'è Luvisetto dell'FRS in 15ª posizione, c'è Martinelli in lotta con Vacirca e Luciano Galleani che si deve difendere da Guidalotti. Ottimo rientro di Guidalotti. Andiamo a vedere un po' questi due piloti come lottano fra di loro. Vanno alla staccata, Galleani ancora davanti. Diego, se puoi guardami davanti, il fronte della gara, quei quattro scatenati là davanti, che cosa combinano. Io magari sto a guardare un po' più dietro. Il Galleani in difficoltà ora. C'è Dal Canto, Stefano, che ha appiccicato proprio a Lucchesi e anche Trabucco su Dal Pra. Vediamo un attimino. Comunque una bella gara, Stefano, veramente una bella gara. Sì, decisamente una bella gara.
Marconi sta guadagnando qualcosa su su Bonsignore. Attenzione Stefano, dal Pra è entrato il box. Attenzione. Quindi dal Pra e box potrebbe voler dire tante cose. Probabilmente drive thru perché esce subito. No, si ferma. Ferma. Pugioni intanto rientra ai box. Francesconi. Buonasera a tutti. Andrea, Roberto. Buonasera, buonasera. Buonasera, ci dispiace. Buonasera, Andrea. Ci dispiace. Vabbè. Questi incidenti, porco Giuda, però. Vabbè. Peccato, una gara buttata via. Sarà materiale per la direzione gara. Esatto, avrete da lavorare. Ci metteranno i nostri ragazzi della direzione gara. Sì, infatti. Roberto, il nostro Hammer Time, porco Giuda, Roberto. Ah, Saletta, che è successo? T'ho visto nel muro a un certo punto. L'hai persa o un contatto? No, un contatto. Ah, peccato. Il pilota è rientrato in pista, ovviamente non l'ho visto. Mi ha preso nel retro. Abbiamo subito praticamente tutte e due la stessa dinamica. La dinamica è uguale. Un rientro azzardato ha buttato via la gara. Ecco, questi rientri bisognerà Andrea, sistemarli. Il tuo replay? Sì, l'ho visto. Ma hai visto cosa ha combinato prima? No. Non ho visto cosa ha combinato prima. Ora poi guarda i 700 metri prima del tuo ciocco, cosa ha combinato. Poi andiamo a vedere, ragazzi. Meglio che non vada. No, dai. Mi sono appena calmato. Di nuovo. Attenzione. Pugioni. Stop and go con Pugioni. 30 secondi, sì, praticamente penso che abbia fatto speeding nella pit lane, è entrato troppo forte. D'altronde noi giriamo con una configurazione simulativa del tracciato e quindi i comandi del pit stop sono manuali. Dal canto si è staccato, da Lucchesi. Un po' sì, ha preso un po' di margine Lucchesi. Tanto c'è un doppiato, è Catalani ora in questo momento. Comunque Stefano, c'è da dire ancora una cosa, adesso in audio con noi ci fa piacere che comunque è arrivato il nostro maestro Andrea Biolcati. Nostro Kenobi. Insieme al grande Hammer Time. Pensa che sarebbe stata la prima volta che riuscivo a star dietro Roberto e farlo scudare. Niente, neanche questa. Ce l'abbiamo fatta, perché gli ho detto: Roberto, preparati la birra perché te finisci sugli spalti stasera. Ho detto, perché sei davanti a me, sei tutto mio. Niente. Mi hanno tolto questa soddisfazione. Peccato. Va bene, ragazzi, ci sarà modo di rifarvi. Sì, no, per carità. Ripeto, è una gran bella pista, molto veloce, divertente anche sotto un certo punto di vista, tante ore di allenamento, vabbè, capita anche nella realtà, è giusto che capiti anche qua. C'è Gambarini che è doppiato, strano vedere Gambarini doppiato, però ovviamente ognuno interpreta la pista con la sua massima prestazione. Pullano l'ha appena doppiato. C'è dietro Battistella e va circa e lì davanti a pochi decimi. Metà gara, ci informa il gentile steward dei box. Però sarebbe stata una bella lotta a Biolcati Saletta, veramente una lotta all'ultimo salto. Eravamo pronti a guardarla. Giuda. Mi hanno privato di questo divertimento. Mamma mia, speriamo alla prossima. Monza, ragazzi, con il nostro Roberto, che è la sua pista preferita. Sì, certamente. Oh no, Roberto, sbaglio? No, preferita no. Attenzione, Roberto detiene il record assoluto a Monza. Giri. Uno, ma... che record di giri, il numero di giri. Fiore, ci sei, Fiore? Sì, ci sono.
piccolo, anche grande fiore che è impegnato in un altro evento, in un allenamento, diciamo, più che evento. Sì, sì, io ci sono. È dura scendere. Tanto c'è Martinelli è probabilmente davanti va circa, ma sta soffrendo perché stanno facendo una sorta di elastico per andare a prendere l'Uvisetto, ma è che gli sta scappando via. Fanno 2-2 nell'ultimo passaggio, 2-3 addirittura va circa, probabilmente ha perso qualcosa, e 2-3 la fa anche l'Uvisetto. Quindi se Martinelli continua sul 2-2 potrebbe andare a prendersi la 14ª posizione di l'Uvisetto. C'è da dire che se non si intendono fermare, le gomme tra una decina di minuti cominciano a slabbrarsi e a cominciare a soffrire. Stefano, dai commenti in chat ci chiedono Lud con i distacchi. Ecco. Allora. Allora, vediamo un po', perché... Ah, aspetta, forse lo so come si fa. Eccolo! È il pulsante INS che mi sfuggiva. Eccolo, ragazzi, sono arrivati anche gli stacchi sulla live. Pardon, scusatemi, ragazzi. Non streamo tanto spesso ACC e quindi alcune cose mi sfuggono tutte le volte e devo andare a riguardare. Allora, Bossi è vicino a Panihali, ancora vicino. Poi c'è Marconi in costante inseguimento di Bonsignore, si è rifatto sotto. Catalani, Francesco è probabilmente lì, ma secondo me è un altro doppiato perché non lo vedo. Eccolo là. Anzi no, è Bonsignore che doppia Catalani. Dimmi. Il nostro grande Carmelo in 26esima posizione. Il nostro Caldarella? Sì, il nostro Caldarella. La password spettatore qual è? Te la mandiamo in privata, dai. Ok. Non perché non ci fidiamo, ma magari in live c'è qualcuno che ci sta ascoltando e se entriamo tutti il server piange. Porino. Poi anche me in WhatsApp, Roby. Sì. Ed eccolo Caldarella e fa un 2-4 nell'ultimo passaggio all'inseguimento di Giovannini, c'è un secondo e 4 fra i due. Roby, te l'ho mandato su Discord. Puggioni in 35esima posizione, bella la livrea di Puggioni, e c'è un altro anche compagno di squadra dell'Hurricane Racing che probabilmente ci hanno messo la livrea nera, rossa e blu, molto interessante. The Man of the Hour, leader della classifica generale che ha staccato dal canto di 2 secondi e 9 è Mirko Lucchesi del Vig Project. Mirko, si sono iscritti probabilmente tutti insieme, tutti hanno detto che parteciperanno a tutte e 6 le gare. Colgo l'occasione per ricordare che diciamo in queste 6 gare abbiamo voluto premiare non solo la costanza e la partecipazione, ma anche chi fa la prestazione migliore in pista. E quindi abbiamo inserito delle gare di scarto, cioè che se uno fa 6 gare di scarto abbiamo... fa 6 gare totali, abbiamo 2 gare di scarto, quindi eliminiamo i 2 peggiori valori e prestazioni. Se uno fa 5 gare o 4 gare ha praticamente una gara di scarto e quindi alla fine conta o 3 o 4 gare valide con il miglior punteggio. Se chi fa da 1 a 3 gare probabilmente non ha nessuna gara di scarto, quindi può partecipare alla classifica generale che poi permetterà di vincere un premio a fine coppa per il primo, secondo e terzo, gentilmente offerti da Renegade Sim Racing Work Group con la sponsorizzazione. Quindi ringrazio ancora Peppe Galofero e che ci permette di fare queste gare, sono spumeggianti, interessanti, divertenti, sempre diverse, anche perché anche i piloti possono essere sempre diversi,
magari una volta partecipa uno, magari una volta partecipa l'altro, però il punteggio è fatto in maniera bilanciata per assegnare un punto a tutte le persone che partecipano tranne l'ultima, diciamo. Quindi insomma cerchiamo di avere... Comunque Stefano, a parte alcuni purtroppo incidenti che sono capitati proprio ai nostri ragazzi, la gara sembra che svolge bene, benissimo. Sì, diciamo, purtroppo gli incidenti sfortunatamente succedono a metà griglia nelle retrovie, perché davanti li ho visti molto molto puliti, per quanto ho visto fino alla 20ª posizione erano molto distanziati, tranquilli, non c'è stato tanto casino, quindi sono molto contento che sia partita senza intoppi. E c'è da dire che 40 auto sono veramente tante da vederle tutte sulla pista, quindi questa gara a parte ci regalerà dei replay spettacolari e delle scene secondo me fantastiche. Che ne dite, ragazzi? Sì. La nostra direzione era modo di lavorare parecchio, Stefano. Vabbè, ma noi ci impegniamo anche per la direzione gara, per dare una gara equa a tutti. E se c'è da penalizzare qualcuno, insomma, lo facciamo se deve essere penalizzato. Rodorigo, intanto, in lotta aperta con Aiolfi, vicinissimo. Andiamo nell'onboard a sentire il motore urlante del V8 Turbo Ferrari. Dall'onboard di Daniele Rodorigo, in un attack, 23ª posizione. È bello vedere queste lotte, diciamo, non proprio nella leadership nei primi 10, ma dietro, attenzione, una frenata improvvisa di Aiolfi manda quasi di traverso Rodorigo, che fa gli straordinari per non prenderlo. Molto insidiosa quella frenata a centro curva, dove di solito si scala e si lascia scorrere, ma ovviamente Aiolfi fa la sua traiettoria, c'è il suo metodo per approcciarsi alla pista. Scalata, 2-3 marce, e la butta dentro. Ingresso della pit lane della F1, il curvino a sinistra, va sul cordolo, molto più preciso Rodorigo. Un'altra frenata di Aiolfi, che sta cercando Rodorigo di passarlo in tutti i modi. Aiolfi è complicato da sorpassare. Sì, perché fa delle frenate dove non ci si aspetta. Adesso va largo Aiolfi, va sull'erba, si riavvicina pericolosamente Rodorigo, va vicino al tornantino, guarda quanto gli riprende in frenata, Aiolfi c'ha veramente qualche problema di frenata. Passa sul cordolo ora in questo momento, e giù gas fino in fondo e metter marce, e giù finché il motore te ne dà. Questa è una delle curve, diciamo, per me più difficili di tutta la gara. Per te, Stefano? Sì, perché è una curva in appoggio verso sinistra che spancia a un certo punto. Devi prendere la traiettoria giusta, sennò o vai lungo o ti ritrovi troppo sul cordolo e devi spigolare troppo la curva. Daniele Rodorigo ancora dietro a Aiolfi, del Renegade Team. Passano ora sul traguardo, ancora largo Aiolfi. Seguiamo dall'elicottero con un Rodorigo che imposta la traiettoria delle Maggots, si riavvicina tantissimo alla prima S. Eccolo che va di traverso, la ripresa per un pelo e perde qualche secondo a tagliare la curva, però ovviamente non guadagna e non perde secondi, quindi insomma è un taglio, ma che non penso venga penalizzato dalla direzione gara automatica del simulatore. Torniamo davanti, che dici? Perché adesso si sono presi un po' di distanza. Torniamo a vedere Fabio Alaimo in quinta posizione, che è ancora dietro Ciuti. Poi abbiamo Puggioni doppiato in 33ª posizione, Fabio Gallo in 26esima, c'è Trabucco in terza posizione a un secondo e 4 da Dalcanto. Il leader ancora rimane saldamente al comando è Lucchesi, qua davanti in prima posizione. E
c'è appunto Alaimo che sta cercando di ricucire su Ciuti. Intanto abbiamo una lotta per la 13ª posizione con Panicali attaccatissimo al nostro Graziano. Il nostro Bossi è veramente incollatissimo. Andrea Panicali del Vig Project. 13ª e 12ª posizione ora in questo momento. Alaimo e Ciuti mezzo secondo uno dall'altro. Alaimo? Me lo dà un secondo, sì. E uno, me lo dà un secondo e uno, tu dici? A me lo dà un secondo e uno, anche a noi. Però Stefano è vicinissimo, non è possibile che sia un secondo e uno. Adesso si aggiorna. Attaccati. 0-5. In effetti è lì, Stefano, mi sa che abbiamo perso dal Pra, perché lo vedo fermo al box. Aia. Vorrei capire cosa. E questo non ci voleva. Intanto Panicali va all'attacco mentre Bossi tenta un sorpasso su Norfo. Va all'incrocio di traiettoria. Bossi si ributta subito dentro. Probabilmente al tornantino. Adesso sono in prima entrambi. Devono sfruttare l'accelerazione. La curva dove prima si sono toccati altri due piloti. Va sul tappetone verde. Graziano Bossi prende tutta la scia. Panicali punta all'interno. Graziano fa uno scarto, Panicali va alla frenata, adesso bisogna vedere se si allarga, sì esatto si allarga, Panicali è all'interno, Bossi va sul tappeto verde, ce la fa Panicali a portare il sorpasso, mentre Graziano Bossi probabilmente si rimette dietro, la graffia me lo dà ancora un decimo ma in realtà è dietro e lo scarta già subito dopo l'incrocio di traiettorie. Torniamo subito davanti tra Alaimo e Ciuti. Probabilmente attaccatissimo, l'onboard di Alaimo. Adesso a mezzo secondo, ma anche meno di mezzo secondo. Questo è meno di mezzo secondo. Va sul cordolino, davanti c'è Gallo. Dai forza su. Con l'Aston Martin, punta all'interno. Curva molto difficile perché c'è il muro all'interno. Non si taglia sul cordolo in questa curva qua. Telecamera non ci aiuta. Ciuti ancora sapientemente davanti con la livrea numero 16 Bentley del Vig Project. Questo Vig Project porta tanti piloti nel top 10. Dove è andata a finire Dal Pra? Non lo so, però è fermo al box. Ma senti. Alaimo è molto vicino. Ciuti. Vediamo il posteriore di Ciuti. Eccolo qua. Alettone della Bentley. Si sta mangiando la strada Alaimo con... sbaglia curva 1 Alaimo, si retrocede di tanto. Intanto guarda chi c'è là. C'è un Alessandro Trabucco che ha preso dal canto ed è a meno di un secondo quando mancano un quarto d'ora alla fine. Probabilmente siamo all'ultimo quarto di gara, stiamo entrando nella parte finale. Si trovano davanti Paoli e Gallo in battaglia, quindi la vedo dura adesso in 4. Assolutamente. Sì, intanto c'è anche Luvisetto su Martinelli. Luvisetto su Martinelli per la 14ª posizione. Gallo, stavo andando a vedere dov'è Gallo, me lo dà in 15ª posizione. Anzi no, 35esima. 25esima. Catalani e Guidanotti entrambi con la Lexus, con Lupi che probabilmente è appena davanti a Cassani, doppiato. Ma torniamo davanti probabilmente, torniamo ai piloti
Alaimo, Ciuti, Trabucco, Dal Canto. E Gallo probabilmente è rimasto solo, non vedo più il suo compagno che era in lotta. Dietro abbiamo Paoli, Gamberini, Minezzi. Gambarini, Minezzi. Minezzi si butta all'interno di Paoli. Sorpassa Gambarini con Battistella appena davanti. Vacirca appunto sta per doppiare Gallo. Ciuti adesso si sta ancora difendendo, ma io voglio andare a vedere Trabucco. Quanto è vicino Trabucco a Dal Canto? Infatti siamo a 0-3 ragazzi per la seconda posizione. Sono a 4 secondi e 2 da Lucchesi. Però questa è la lotta proprio per la seconda posizione nell'ultimo quarto d'ora di gara, con Trabucco che dopo il sorpasso non ha mollato un decimo. Ha fatto una progressione di gara, ha fatto un ritmo di gara indiavolato e quindi si trova probabilmente in dirittura d'arrivo, in puntamento su Dal Canto per trovare il sorpasso e la curva migliore dove cercare l'affondo. Sarà qua? Si fa vedere negli specchietti, attenzione, si butta dentro, vanno al contatto. Infatti lascia la posizione Dal Canto, Trabucco. Dimmi Diego. No, nulla. Fatto bene Trabucco a lasciare la posizione, perché si era buttato, aveva azzardato un pochino l'ingresso in inserimento. Il contatto era probabilmente inevitabile, perché lì la traiettoria è una sola. Trabucco veramente un pilota correttissimo, Trabucco, veramente. Sì, l'ha fatto vedere anche nella prima cupcake. Si è azzardato l'azzardata. Dal Canto non curva però adesso, no, la macchina non curva. Questo potrebbe essere un problema. Sì, mi sa che l'ha picchiata. Guarda. Attenzione. Si allontana un pochino Trabucco. Prendo un po' il via, Dal Canto ha preso qualche decimo. Alaimo ancora un secondo, me lo dà? No, adesso è 0-4 da Ciuti. E punta là a cercare il sorpasso il pilota del Vig Project sul suo compagno di squadra. Megoz e Beckets ora in questo momento va alla scalata, quarta terza. Un po' un saltino sul cordolo, ma cerca di uscire forte, va a prendere il tappeto verde. Incrocia la traiettoria, si potrebbe avvicinare ora, si potrebbe avvicinare a Ciuti in staccata. Tanti punti in palio stasera per la Winter Cupcake e per la classifica generale. Il primo prenderebbe 39 punti, anzi con un ritirato ne prenderebbe 38. Fino ad ora Stefano abbiamo avuto 6 disconnessi. 6 disconnessi? Sì, sono 34, 33 in briga, 34 con Ale. Sì, però vedi, Ale ha fatto bene a rimanere ai box, perché chi si disconnette, e questo è magari un suggerimento anche per i piloti che ci hanno raggiunti così, chi si disconnette, secondo il demo punteggio, dà un punto a tutti, mentre loro prendono 0 punti, mentre chi si ritira e rimane ai box non dà un punto a tutti e quindi si toglie un punto dal demo punteggio per tutta la classifica generale. Quindi diciamo è sempre meglio rimanere connessi sul server anche se si guarda la gara dai box. Ecco. Ok. Gli addosso l'ha toccato di nuovo. Trabucco Dal Canto. Abbiamo lo spotter qui, Alessandro. Che taglio hanno fatto prima del traguardo, però qua hanno fatto un taglio grosso entrambi, oltre le linee bianche. Questo se lo fanno due o tre giri di fila venga penalizzati. Ecco Caldarella doppiato dai seconda e terza posizione. Vicinissimo, sempre vicinissimo Trabucco a Dal Canto. Gli addosso. Tanto dietro c'è anche Ciuti che ha attaccatissimo a Laimo con Vacirca che probabilmente si è rifatto sotto.
Esploa di Vacirca, probabilmente Alessio Vacirca che sta attaccando Alaimo, che non è riuscito a portarsi sotto a Ciuti. Intanto Alessandro segui anche lì davanti. Una bella chiusura di Alaimo su Vacirca, però va largo, deve rientrare sul cordolo. Vacirca va verso l'esterno, cerca l'incrocio di traiettoria, le due Aston vanno alla staccata, si buttano dentro sulla traiettoria, vanno sul cordolo verso destra, un po' di sabbia per Alaimo. Vacirca più preciso, cerca di uscire forte, esce forte, gli chiude l'interno, va all'esterno, lo lascia all'esterno, va alla staccata, si ributta dentro. Qua sapiente difesa di Alaimo, ma vicinissimo a Vacirca. Ora attento, bisogna vedere a questa staccata a quanto incrociano. Con Caldarella intanto è stato sorpassato, doppiato da Ciuti. Vanno al tornantino, Vacirca all'interno, sta cercando l'interno curva, sono affiancati, cerca di chiuderlo, però Alaimo è verso l'esterno, ruota praticamente fino alla staccata. Vacirca già avanti, vanno alla staccata qui. Cosa ha fatto Alaimo? Ha preso 3 metri, però va lungo, infatti Vacirca si cuce al cordolo e rimanda avanti. Alaimo ha tentato di fare la staccata per... Trabucco incollato dal canto. Mamma mia, se tagliano, ragazzi. Tagliano, ma poi la penalità automatica gli dà il drive-thru, Gli ha appiccicato. Adesso le Maggots sono difficili da fare in frenata. Dal Caldo si mantiene comunque avanti quando mancano 7 minuti alla conclusione della gara. Andiamo a vedere l'inquadratura, diciamo che ce l'inquadra un po' più tutte e due, un po' più da lontano, per vedere un po' le traiettorie, vedere la progressione, vedere come concludono questa gara. Questi due piloti sono stati in lotta probabilmente dalla prima curva, con Lucchesi a 26 pieni giri laggiù davanti, con Ciuti e si è scrollato di dosso Alaimo, e Vacirca che ha sfruttato la situazione e ha fatto un bellissimo sorpasso. Infatti Alaimo è già a 2 secondi dopo il sorpasso, Battistella a 3 secondi. Andiamo a vedere anche poi tutti i distacchi dietro, controlliamo anche la griglia. Un attimino verso la 21esima posizione avremo Rodorigo in lotta con Aiolfi, e davanti c'è subito Zuccarella, anche se è doppiato Zuccarella, quindi bandiere blu per lui. Ancora non arriva al sorpasso, eccolo là il sorpasso per Rodorigo, e ora sprint e va, riportiamoci là davanti dove c'è. Ha sbagliato, esce forte adesso. Trabucco esce forte dalla scia di dal canto al tornantino. Sul filo del rasoio. Qua bisogna andare a vedere. L'inquadratura dall'elicottero non è proprio delle migliori su questa curva, è un po' lontana. E Trabucco si rimette all'interno, va all'incrocio di traiettorie. Aston contro Mercedes. Una grande lotta e ci porteremo avanti per tutta la Winter Cupcake. Un ottimo... Taglia ancora Trabucco. 2-2-3 nell'ultimo passaggio. Le gomme sono strappate. Sono bruciate. Finite nelle barbe, proprio consumate. Erba per entrambi. E Trabucco ancora. Con dal canto, e se lo vede proprio dietro. Guarda là il posteriore dell'Aston Martin di dal canto, come se lo vede vicino Trabucco. Gli può contare i fari. Gli può contare le lamelle del radiatore, probabilmente. Anche i LED dei fari. Mamma mia, come sono usciti. Si affianca. Sì, alla staccata, però si butta dentro dal canto all'interno, non vuole rischiare di fare un altro contatto. Trabucco, il pilota del Vig Project, la spunta, ma Trabucco sta cercando di passare in ogni modo sta cercando Trabucco di sorpassare. Intanto Lucchesi ha 27 giri. È uscito forte. È uscito fortissimo. Va alla staccata, ancora all'esterno, vanno all'incrocio di traiettoria prima del tornantino. Adesso bisogna vedere come esce Trabucco.
È ancora troppo lontano. Ha perso qualcosa però. Era riuscito a prendere un po' di velocità, a prendere un po' di momentum per fare il doppio cambio di direzione, però l'ha spuntata ancora dal ancora caldo. Ancora due giri, Stefano, ancora due giri per provarci. Sì, due giri totali, perché adesso arriviamo all'ultima parte del tracciato, poi abbiamo, diciamo, il tornante, la... un errore di entrambi, sì. Trabucco ha perso il posteriore, dal canto ha perso l'anteriore, quindi segno che le gomme non ne hanno più. Intanto guarda Vacirca è praticamente incollato, il pilota Renegade è incollato a Ciuti per la quarta posizione, potrebbe prenderla. Un ottimo mantenimento di gomme per Vacirca. Adesso bisogna andare a vedere se Trabucco riuscirà a dare la zampata su dal canto. Intanto là davanti, in quello che penso sia l'ultimo giro del tracciato, non lo so, Lucchesi con la Bentley del Vig Project, che si sta prendendo la prima posizione. Quindi Vig Project porta Lucchesi dal canto e Ciuti nella top 5. Ha preso qualche metro dal canto. Si trovano anche di mezzo il doppiato. Catalani frena. Ma qui probabilmente c'è da vedere Luca Ciuti all'esterno di Vacirca. Vanno probabilmente su curva. Questa è la curva in fondo al rettilineo. E il sorpasso di Vacirca, bellissimo. Sull'incrocio di traiettoria, attenzione, perché Ciuti rientra subito dentro. Probabilmente ha tentato un attacco subito di risposta alla prima frenata. Però in quella curva molto stretta dove non si passa in due, e Vacirca adesso sta sfanalando per il doppiato, è una Lexus, e Ciuti è minaccioso dietro di lui, si fa da parte il doppiato, bravissimo, pulitissimo. Lungo, è arrivato lungo, fianco un'altra volta. Sulla curva lenta Trabucco potrebbe andare ora al sorpasso. Prende forte il motore della Aston Martin, però adesso dal canto si arriverà alla staccata. Vediamo Trabucco, si mette in scia dal canto, protegge l'interno, vanno alla frenata entrambi, prende il cordolo dal canto e vediamo se riesce a rimanere cuscito. Vanno sul tappetone verde entrambi, incrocio, ancora dietro Trabucco, ancora un minuto e mezzo per concludere questa sfida, ancora sul rettilineo probabilmente. Ed ecco l'ultimo giro annunciato dal commentatore, con Lucchesi che sta prendendo la vittoria. Probabilmente l'ultimo giro, mentre c'è dal canto che sta sudando veramente per tenersi dietro un Trabucco vicinissimo, affiancato ancora c'è Cassani, sta cercando di sfruttare vicinissimo Trabucco all'interno di dal canto. Probabilmente fanno le Maggots quasi affiancate, vanno all'incrocio di traiettoria. È uscito forte Trabucco ora, in questo momento è uscito forte, sembra ne abbia di più. Esce probabilmente dal canto, fanno una manovra azzardatissima, si butta all'esterno. Mamma mia, cosa stanno facendo? Vanno al contatto con Trabucco all'esterno, ma lì insomma erano veramente al limite, potrebbe essere un contatto di gara. Adesso vanno un'altra volta alla staccata nell'ultimo giro. Questo è l'ultimo giro, c'è dietro Vacirca, si è liberato di Ciuti. Li ha presi tutte e due probabilmente Vacirca, sta girando in 2-1-9, mentre qua davanti sono in 2-2-5. Quindi sta facendo un ottimo lavoro Vacirca di recupero per il Renegade, mentre Trabucco del VRT sta cercando di sorpassare da diversi giri ormai probabilmente il pilota dal canto del Vig Project. Vanno tutti e tre i piloti alla staccata, vicinissimi adesso al tornantino, si riaffianca un'altra volta Trabucco, esce fuori ancora forte, inquadratura dall'alto, dall'elicottero per vedere bene tutte le traiettorie. Siamo agli sgoccioli, siamo all'ultimo giro del tracciato, c'è Lucchesi che probabilmente sta arrivando alla conclusione della gara, ma qua bisogna vedere la staccata di Trabucco e di dal canto con un doppiato in mezzo. Intanto Lucchesi arriva alla fine, Trabucco si butta all'esterno, Vacirca all'interno, potrebbe Vacirca prendere la posizione su Trabucco, non ce la fa, Lucchesi intanto vince, il leader ha terminato la conclusione, quindi dal canto ce la fa, dal canto seconda posizione, terzo Trabucco, quarto Vacirca. Bravi. Mamma mia, che pulizia. Che pulizia di Battistella, Alaimo,
Arriva anche Gallo ora in questo momento in 24esima posizione, Minezzi, Catalani in 31esima, Bonsignore, ottava posizione per lui, davanti a un Marconi in recupero, festeggia Bonsignore andando sull'erba. E adesso andiamo a prendere anche probabilmente chi è Gallo, Battistella, Carrozza, Panicali, Sbarbati con Caldarella subito dietro. C'è, sto cercando i piloti, c'è Bossi in 12esima posizione, bravo Graziano, purtroppo sfortunato un po' con la gestione della sua Lamborghini, ma si sa. Che gara Diego, che gara, mamma mia. Ecco, intanto Simone va circa, va verso la fine della gara, seguito da Pullano. Il nostro Gallo. Ah, ancora c'è la gara, sì. Sì, ci spostiamo. Galleani intanto 15esimo davanti Lupi in photo finish. E poi c'è un altro lotta con Prementa Iolfi, eccolo là, Galleani. Pullano. Pullano si ferma ora in questo momento. Rientrano ai box direttamente. C'è Aiolfi su Guidalotti. Aiolfi vicinissima. Guidalotti si butta dentro. Ma Aiolfi all'esterno potrebbe prendersi la posizione. Va. Attenzione, c'è stato un contatto. Adesso andiamo a vedere un pochino. Arriva Aiolfi in 17. Ah no, Guidalotti probabilmente è davanti. E andiamo a vedere tutti i protagonisti. Conclusa la sessione, andiamo sulla timetable. Torna ai pit, riepilogo giri e poi la riprenderemo, diciamo. 1.59.6 dal Pra. Tempo sul giro. Queste potrebbero essere le prove libere. E adesso usciamo, andiamo nel briefing. Andiamo a fare un paio di interventi. Sembra molto interessante la conversazione ora in questo momento. Connesso al canale, eccoci qua. Siamo in briefing audio. Ciao ragazzi, ciao a tutti. Benvenuti, bentornati. Allora, ciao. Come andiamo? È stata una garona, è successo di tutto. Però prima facciamo parlare i primi tre che hanno fatto una gara spettacolare, anche va circa in quarta posizione. Cominciamo dal primo, dal vincitore, che è The Vig Project. Ora arriva. Un attimo, mi sei piantato veramente il software. Ed è Lucchesi, ci sei? Non so se c'è. Trabucco, ci sei? Alessandro, eccoci. Se non c'è Alessandro, non c'è Lucchesi. A questo punto andiamo del terzo, che è dal canto. Gabriele, ci sei? Io ci sono. Che gara, che difesa, che ultimi giri al fulmicotone, davvero. Sì, cioè, la seconda posizione ormai la volevo e ho fatto di tutto per mantenerla, cercando di rimanere comunque corretto, ecco. Ma avevi avuto un danno a un certo punto su una sospensione, oppure andava l'auto liscia, o erano semplicemente le gomme finite? No, era semplicemente le gomme che davanti erano sulla tela e quindi faticavo a inserire in curva e a tenere in uscita, quindi già in curva 1 all'uscita delle Becketts era difficile rimanere sulla corda. E nell'ingresso delle S strette era veramente inguidabile, quindi ho dovuto difendermi tantissimo e cercare di guadagnare nei punti in cui la macchina mi dava meno problemi. Eccoci. E intanto, se tu puoi chiamare anche il compagno di squadra Lucchesi, non so se c'è Vasilka. Ah, eccoti Lucchesi. Grande gara, Mirko. Grandissima gara. Accidenti. Grazie.
All'inizio te la sei sudata un pochino perché vedevi tutti dietro e cercavano di prenderti, ma poi dopo hai messo quei 3-4 secondi di distacco e l'ha mantenuti fino in fondo. All'inizio ho avuto un po' di timore quando vedevo la Mercedes avvicinarsi e dopo non so se ha fatto un errore lui, comunque dal canto ha preso il suo posto e anche lui mi ha dato un bel filo da torcere, nel senso che dovevo... Ecco. Nessuno. Eccoci. Stefano, sei morto, Stefano? No, neanche. No. Meno male. No, cioè, ci cominciavamo a preoccupare. No, ogni tanto purtroppo devo capire come mai Discord mi fa così, che mi si pianta, ma insomma, lasciamo perdere. E quindi, probabilmente, dicevi, dopo che probabilmente sei inserito dal canto, poi hai continuato la tua gara fino in fondo. E il consumo gomme l'ha mantenuto bene. E la Bentley sembrava molto stabile negli ultimi giri. Sì, abbastanza. Diciamo che l'ultimo quarto d'ora è stato faticoso comunque anche per me, col consumo gomme. Ecco. Però vedevo comunque che Gabri dietro era comunque in lotta, era abbastanza lontano, quindi ero più o meno tranquillo, ho tentato di non forzare troppo le gomme, ma alla fine non ne avevo comunque neanche io. Ecco. E c'è invece Alessandro. Alessandro, ci sei? Trabucco? Sì, ci sono. Oh, sei arrivato. Hai provato di tutto, una lotta senza quartiere, veramente. Sono sudato, pezzato. bravissimo. No, volevo fare un attimo i complimenti innanzitutto a Gabriele davanti a me, ma poi volevo chiedere anche scusa per delle toccatine, però purtroppo guarda, avevo un sacco di lag dalla macchina tua, quindi molte volte non riuscivo a rendermi conto un attimo di dove fossi, perché se la macchina facevo quell'effetto di andare avanti e dietro e ho fatto un po' fatica sotto quel punto di vista. Ho visto anche io Alessandro, sai? Ero un paio di giri, ho fatto in onboard con te e li vedevo anche io. Mi spiace che l'ho toccato un paio di volte, non volevo, ecco. No, ma comunque i contatti ci stanno e il lag sì, probabilmente è dovuto al fatto che siamo live su Twitch, quindi magari è andato qualche problema di lag. Ok. Però è stato uno spettacolo incredibile, ci avete fatto veramente veramente divertire e io vorrei sentire se c'è Vacirca, Alessio, perché hai fatto una rimontona alla fine, hai fatto dei sorpassi meravigliosi. Sei quasi arrivato lì alla, che era quarta posizione, terza posizione. Sì, mi mancava un altro giro per passarli, perché evidentemente ho fatto una buona gestione delle gomme. Eh sì, andavo più veloce di loro, quindi ho fatto il possibile. Mi mancava un altro giro, se ci fosse stato un altro giro ce l'avrei fatto. Pazienza. Davvero, io ti dico che l'ultima curva non ti avevo visto, a un certo punto ho detto, certo, cosa sta succedendo? Sì, è stata bella. Mi farebbe piacere chiacchierare con un po' tutti, ora vediamo se si rimane nel post gara, però comunque faccio i saluti e chiudo la live ora in questo momento. Ci tengo a dirvi che sono molto molto contento di come è andata la partenza, almeno nelle prime 25-30 posizioni, sono quelle che sono riuscito a vedere in live. Dietro so che ci sono stati un po' di contatti, poi le andremo a vedere, mi dispiace quando succedono queste cose, però ovviamente sono le corse, 40 piloti in pista sono veramente veramente tanti. Cercheremo di risolvere tutti i problemi che riusciamo ad avere, infatti ci sono state alcuni piloti che mi hanno riportato su dei rientri in pista e quindi faremo diciamo delle sessioni di allenamento, se vorrete partecipare, dove andremo a provare anche i rientri in pista sulle varie curve, insomma nelle varie situazioni. Per il resto vi ringrazio tutti di aver partecipato alla prima gara, l'iscrizione per la seconda gara appunto come abbiamo detto è domani a 1:00. E apriremo le iscrizioni per la seconda tappa che è a Monza lunedì prossimo. Saremo sempre in live, saremo sempre qui contenti e felici di vedervi girare in pista. Un ringraziamento particolare a probabilmente Renegade Sim Racing Work Group che sponsorizza il campionato. Un saluto a Peppe e a tutti i ragazzi che ci sono qui in live. Se volete fare qualche saluto ora è il momento.
tutti. Ciao a tutti, bella gara. Bravi. Ciao, buonasera a tutti. Complimenti, complimenti. E allora chiudo la live. Con questo, buonanotte a tutti. Un saluto da Stefano e da Demo Motors. Ciao.